Un piano contro i rumori dell'ospedale. La ASL Avezzano Sumona d'Aquila ha approvato le relazioni fonometriche svolte da una società incaricata per la misurazione delle emissioni derivate dalle sale operatorie del nosocomio Pedigno. Con apposita delibera è stata recepita l'intera relazione che contiene una serie di prescrizioni per superare le anomalie rilevate dall'ARTA e far rientrare i livelli sonori nella normalità. Dall'azienda sanitaria è arrivato inoltre via libera per la procedura da espletarsi sul portale dedicato, volta ad affidare lavori per la mitigazione acustica, un problema, quello dei rumori provenienti dal presidio ospedaliero che è stato sollevato nel 2016 con i primi esposti dei residenti della zona. Nello scorso autunno, sempre gli abitanti dell'area hanno chiesto nuovi rilievi all'ARTA. Dalle indagini fonometriche è venuto fuori che il rumore prodotto dagli impianti idraulici dell'ospedale civile di Sulmona aveva provocato il superamento del limite differenziale a finestre aperte in periodo notturno. A quel punto il sindaco della città, Gianfranco Di Piero, aveva sollecitato la ASL con una ordinanza ad attivare nell'immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni. L'azienda sanitaria ha affidato l'incarico a una società che ha relazionato e indicato le modalità per limitare i rumori, da qui i lavori che partiranno a breve. La vicenda è finita sotto la lente della magistratura, tant'è che la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto tre fascicoli nel corso degli anni, l'ultimo a carico dell'attuale rappresentante legale della ASL, il manager Ferdinando Romano.